ogni venerdì su radiotour.fm il taccuino di Nicola Manfredelli, presidente del movimento Lucania Viva. Amici e amici TRM Radio Tour, un caro saluto a tutti. Oramai ci siamo, molti dicono che per fortuna sta finendo questa strana campagna elettorale che effettivamente anche a me sembra non aver offerto nulla di veramente interessante. Tutti sanno che vincerà Marcello Pittella ed è altrettanto chiaro che soltanto a partire dal giorno dopo si saprà se saremo di fronte al vecchio sistema e alle solite facce oppure se si terrà conto del fallimento della politica portata avanti negli ultimi anni e si agirà di conseguenza per aprire concretamente una nuova fase di governo della regione basato sull'onestà, sulla capacità e sulla programmazione seria e coerente degli interventi da realizzare. Come ho ribadito in altre occasioni, io ho mantenuto l'impegno a non essere candidato in questa tornata elettorale, però non per questo ho tralasciato di sviluppare le questioni che ritengo veramente fondamentali e in cui credo fermamente, cioè che vengono prima le persone e i territori con tutti i problemi e anche le opportunità che essi esprimono e poi vengono le sigle, i partiti, i privilegi che offre la politica o peggio ancora gli intrallazzi che si consumano nelle stanze che dovrebbero essere della cosa pubblica e che invece sono diventate, come sappiamo, le stanze degli interessi ristretti, privati e molte volte purtroppo anche illegali. Ad onor del vero devo dire che per adesso Pittella, oltre ad aver annunciato la sua rivoluzione democratica, ha anche dato prova di buonsenso e di sensibilità a raccogliere le sollecitazioni e alcune proposte specifiche avanzate da Lucania Viva, ad esempio circa la necessità di rinnovare profondamente il modo di amministrare, dando peso e forza alle realtà locali e al protagonismo dei cittadini che devono poter dire la loro su tutte le questioni che riguardano le scelte che hanno riflessi sullo sviluppo e sulla qualità della vita nelle diverse zone. La regione però non dovrà essere più il luogo delle bugie, delle strumentalizzazioni e dei ricatti sui finanziamenti, perché in questo modo a pagarne le conseguenze saranno sempre e soltanto i cittadini, i lavoratori e gli imprenditori e ne abbiamo avuto prova anche con quest'ultima presa in giro degli agricoltori del Metapontino, di cui nessuno si è fatto carico del dramma che stanno vivendo e per di più da un lato hanno dovuto prendersi la lezione di Grillo che ha detto loro chiaro e tondo che o state con me o non me ne frega niente di voi e dall'altro hanno dovuto subire la pressione di chi governa che allo stesso modo di Grillo promette di fare grandi cose nel futuro nonostante nel passato remoto e recente non siano state fatte neanche quelle piccole cose indispensabili e urgenti. Ma si sa tuttavia che per vedere lontano bisogna salire sulle spalle di giganti e non certo, come purtroppo è successo finora, sulla groppa di chi si muove a pelo d'erba e lungo sentieri alquanto scuri. Un caro saluto a tutti, scrivetemi info@nicolamanfredelli.it. Ogni venerdì su radiotour.fm alle 6.50 e in replica alle 18.50 il taccuino di Nicola Manfredelli, presidente del movimento Lucania Viva. www.nicolamanfredelli.it